Buongiorno a tutti, carissimi amici di Essere di Cambiamento. Oggi parliamo del percorso di radicamento, della scelta, della forma di meditazione guidata per entrare più in profondità di noi stessi e per poter attivare certi processi di trasformazione. Allora, la meditazione è la forma scelta, soprattutto appunto nella forma guidata, per consentire di lavorare interiormente in più momenti, su più livelli, sulla base appunto del proprio livello evolutivo attuale. Quindi quando siamo portati durante la meditazione alla visualizzazione, siamo portati a lavorare a livello di apertura del cuore, a livello dei chakra, a livello dei nostri centri energetici, succede che si genera anche un movimento interno della nostra energia. In particolare quando richiamiamo il magma, quando richiamiamo i fuochi che si accendono all'altezza dei nostri tre centri energetici, centro energetico inferiore, la sede della nostra volontà, la fornace, il cuore, quindi la sede del cuore, la sede dell'anima e poi terzo occhio, la sede della coscienza. Quindi nel momento in cui riusciamo a creare questo movimento durante la meditazione, possiamo lavorare in maniera mirata sull'apertura del terzo occhio, che sono le prime attivazioni che ci sono nel percorso. E utilizziamo i simboli e gli archetipi egizi, in particolare l'occhio di Horus per la connessione appunto al nostro occhio destro, quindi occhio maschile della conoscenza, e quindi visualizziamo il nostro occhio di Horus sul nostro terzo occhio, quindi riconnettendoci all'energia, quindi maschile, solare, che attiva certi processi consci di risveglio della coscienza. Quindi la luce solare agisce sui processi consci, mentre la luce lunare sui processi inconsci di risveglio della coscienza. Per quanto riguarda appunto l'occhio lunare e l'occhio di Thoth, in questa fase lavoriamo dapprima con l'occhio di Horus Ra, quindi visualizzando appunto al centro sul nostro terzo occhio. Parallelamente riceviamo i fasci di luce dal cristallo blu di Atlantide e dalla stella Sirio sul nostro cuore e sul nostro terzo occhio per creare appunto questa dilatazione all'altezza del nostro terzo occhio, in quanto la luce di Sirio è anche una luce di suono che apre letteralmente per aumentare la nostra capacità di vedere, di sintonizzarci alle alte frequenze, di riuscire a guardare oltre, a vedere oltre ciò che si vede, oltre ciò che sembra. Quindi nel momento in cui si crea questa dilatazione, arrivano tutti i fasci di luce e riceviamo appunto questi codici di luce all'interno del nostro campo più ampio, del nostro corpo di luce con cui lavoreremo tra poco. E poi all'altezza del nostro cuore. Quindi iniziamo il processo di integrazione delle nuove informazioni sulla base di una frequenza più alta che stiamo raggiungendo grazie ai processi di trasformazione. Così funzionano le attivazioni. È un momento appunto di attivazione per iniziare quindi in quel momento l'anima ad un passo più alto, quindi c'è un innalzamento anche, un'espansione di coscienza. Questo è quello che insomma andiamo a fare, su cui andiamo a lavorare. Per cui è probabile durante le attivazioni in particolare di sentire una pressione all'altezza del terzo occhio o un calore, così come un calore nel corpo, all'altezza appunto del plesso solare soprattutto, oppure del cuore, quindi all'altezza del nostro centro energetico inferiore e poi nel cuore sentire appunto l'apertura e l'espansione. Quindi questo crea come se fosse un raccoglitore che riceve quindi tutte queste informazioni di luce e così si fa un salto di coscienza. Nel momento in cui facciamo la meditazione, può essere che arrivino anche dei messaggi, delle informazioni, delle immagini, delle luci. A volte arrivano delle luci molto intense, come appunto se entrassero all'altezza del terzo occhio e poi dopo cambia il colore. Quindi ci sono varie frequenze che riusciamo quindi a far convergere
sulla base della nostra apertura, sulla base della nostra evoluzione. Quindi questo è per spiegare per quale motivo, anche se comunque sarebbe possibile fare certi processi anche con gli occhi aperti, però di fatto è meglio fare il processo con gli occhi chiusi ed in uno stato di meditazione, di ritorno all'interno, perché comunque tendiamo con gli occhi aperti a essere un po' assorbiti dall'ambiente che ci circonda, ad osservare le cose, quindi a proiettarci all'esterno. Quindi abbiamo necessità di ritrovare questa connessione con noi stessi e fare in modo che tutte le nostre energie possano essere rivolte all'interno, perché questa energia ci serve per i processi di trasformazione. Quindi è davvero essenziale essere centrati e allineati a noi stessi, al nostro sé superiore. In particolare, per raggiungere il massimo apice, è possibile visualizzare, come già detto, altre volte un fascio di luce che si estende a partire dalla corona e poi che si irradia a partire dal chakra radice, quindi che ci connette all'intero universo. In questa maniera possiamo aprire ancora maggiormente il range di frequenze da ricevere. Quindi questo era quello che volevo dirvi, poi ognuno assolutamente libero anche di fare la meditazione in movimento, di cercare la posizione che ritiene, si sente anche di essere più comodo, quindi in quella posizione da seduto o da sdraiato, però di fatto appunto si dovrebbe stare appunto seduti, quindi con la schiena dritta e poi entrare in ricezione, oppure si potrebbe anche fare da sdraiati, mettendo la testa sempre rivolta appunto verso l'alto per ricevere i fasci luminosi. Perché è importante generare questo movimento interno? In quanto a livello dei nostri chakra, le nostre energie sono abbastanza, come dire, standard rispetto al nostro livello normale. Cosa significa? Significa che noi continuiamo a riprodurre, a condensare una certa realtà su questo piano sulla base appunto della pulizia, potremmo dire, dei nostri chakra, quindi del livello energetico fondamentalmente. Pertanto, durante la meditazione si crea una condizione particolare, tale per cui possiamo innalzare quindi questo livello. È come se in un certo senso questi centri fossero tutti illuminati in quel momento e possiamo lavorare in maniera mirata all'altezza del terzo occhio, in quanto nel momento di risveglio appunto di tutti i chakra, quando sarà il momento, quando lo faremo anche durante questo percorso, ci vuole proprio un processo anche lì di integrazione interna delle due polarità all'interno di noi stessi, e quindi è un processo dal basso verso l'alto. Quindi prima di arrivare al terzo occhio ci sarebbero tutti i chakra, insomma, da risalire, l'energia kundalini che si risveglia e che risale. Invece, in questa maniera possiamo comunque creare un certo livello di movimento energetico, illuminare tutti i chakra, creare l'espansione, favorire appunto l'irradiarsi dal cuore di alta vibrazione ed entrare in modalità ricettiva, attivando quindi il terzo occhio. Questo in breve è quello che noi andiamo a fare durante il percorso iniziatico di radicamento. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video a parlare del percorso, a parlare dell'importanza della meditazione guidata all'interno dei percorsi iniziatici e perché è stata scelta questa forma. Un caro saluto a tutti, un abbraccio e alla prossima.